Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo col secondo episodio di Papers, Please. Continuiamo la storia, dobbiamo fare il giorno numero 4. Cominciamo subito. Nell'ultimo episodio ci siamo lasciati nel giorno 3, abbastanza tranquillo, anche se nel secondo giorno già c'era stato un attentato. Infatti ci sono più guardie. Non serve più il cedolino, ma serve, oltre al passaporto, il permesso d'entrata. Sì, può entrare. Ha qua voglia di errori. Questo avrà qualcosa che non va, sicuramente. Ok, dati coincidenti. Col passaporto, no. Qui c'è un'incongruenza. Non lo posso arrestare? Vabbè, io rifiuto e basta, ciao. Vabbè, come al solito, quando c'è qualcosa di nuovo, il primo va bene, il secondo, no. Vediamo questo. Il cedolino, mi dispiace, compà. Ma il cedolino non serve. Serve permesso. Non fare passare te. Ah, incongruenza rilevata. Vedete, facendo cose a caso. Più di un nome. Impronte. Vediamo un po'. No, le impronte mi sa che sono diverse. Come dati coincidenti. Allora, vabbè, compà, puoi entrare, dato che è tutto a posto, è più di un nome, va bene. E invece, perché non aveva alias, ok, per la prossima volta. Però mi sa che questo sì, è scaduto. Mi dispiace, compà. Io non voglio, non posso fare errori, perché voglio gli soldi. Io pure ho una famiglia. Lei non ha il passaporto. Ah, giustamente. Prima cosa da fare quando si viaggia, presentare il passaporto. Non lo presento. Vabbè, tutto ok. Mi sembra tutto a posto, allora. Ah, eccolo! Giorgi. Io non lo vorrei rifiutare con la roba del permesso di entrata. È ancora paese migliore. Poi richiedendo con passaporto. Questo passaporto è falso. No, non è vero, è preapprovato. Ti metto un bel timbro. Cobrastan pure il paese, non l'avevo letto. Comunque la giornata lavorativa sta per finire. Mi sa che questo è l'ultimo. Allora, questo mi darà problemi. Ne sono certo. Dati coincidenti. Vescillo coincide. Gressin Est, sì. Che tra l'altro è la città dove c'è il presidio. Oh, io lo approvo. L'ho annotato ora. Stavo per approvare. Passaporto è corretto. Compa, io ti rifiuto. Che al figlio sta male. Fame. Vabbè, allora leviamo il riscaldamento. Tutti hanno fame, prendiamo un po' di ciabbo. Atleta di Repubblica ricercato per omicidio. Posso interrogare, posso arrestare. Però già il numero di serie non coincide. Controllo di nuovo. Ok, il primo arrestato di questa serie. Già pure tu, compa, non coincidi. Aspetta, è cambiato, anni sono stati crudeli, impronte. Qua le impronte sono diverse, incongruenza rilevata. Un'altra arrestata? E vai, un'altra arrestata. Peccato che non mi pagano per arrestare. Transito, vabbè, questo per forza di cose deve essere approvato. Guardate come ve lo dico. Cioè, ne ho arrestati due. Questo per forza di cose è ok. Infatti. Ok, credo che possa entrare. Mi sa che ti devo accettare. Ok, questo avrà problemi, ne ho accettati fin troppi. Ok, già qua vedo la roba scaduta. Te ne devi andare. Vabbè, basta calcolarsi un po' le probabilità e cioè, capisci quale approvare e quale di no. Questo probabilmente non lo dovrò approvare. Vediamo. Vedete, già qui abbiamo incongruenza. Nessun alias noto, mi dispiace. Parlo che ti devo arrestare. Come benvenuti in Arzoska che lo sto arrestando. Devo accettare. Però non. Cioè, non ha detto chiaramente che è per immigrazione. Ah, va bene, ho capito. Quindi devo. C'è sua moglie dopo lui. Quindi lui è a posto. Invece sua moglie. No. Appunto, la rifiuterei subito. Perché è ovvio che non ha i documenti. Ciao. Ti ammazzo. Ti ho condannata. Tu porta i documenti. Ok, e anche questa giornata è finita senza ammonimenti.
Sono troppo forte, troppo forte. Sembra non così, vabbè. Ci saranno più migranti, ci saranno sicuramente altre regole per il controllo. Ah, infatti, per chi viene per lavorare servirà il foglio di lavoro. Vabbè, il primo è sempre quello che si può accettare. Coppa, bella sta ristorazione. Dati coincidenti. Buon lavoro nella ristorazione, allora, che ti devo dire. Bella sta ristorazione. Aiuta me. Uomo di nome è Dani Ludum, promesso a me e mia sorella, buon lavoro in Arzosca. Non mi fido, temo che lui costringe a lavorare in bordello. Com'è che hanno tutti i documenti in regola? Cioè, in regola, tutti in regola, vabbè. Oh. Tutti in regola. Eccolo, di nuovo Giorgi. Ti serve il permesso di soggiorno, mi dispiace, ti vorrei accettare. Però... sono divertente, che vuoi da me? Tieni. Io voglio fare una cosa giusta. Faccio buon lavoro, almeno non si incazza se lo rifiuto, giustamente. Già noto che qui non ci siamo. E ti arresto, dai. Non so che dire, io sì. Salve amico. Mi sa che lo devo accettare però. Niente, mi dispiace. Mamma, falla lavorare nei bordelli. Passaporto, capito, ma passaporto. Oh! Che succede? Hello!